Eccoci qua, siamo in onda e allora benvenuti a un'altra puntata di Domenica In. La puntata di oggi comincia in una maniera diversa da sempre e devo dire che c'è anche molta tristezza, ovviamente perché abbiamo perso un amico vostro, un amico carissimo degli amici che sono qua e che tra poco vi presenterò. Per quanto mi riguarda, ho perso un bisteccone mio col quale ho condiviso anni meravigliosi di una bellissima amicizia che è durata negli anni e che durerà sempre, perché Giampiero rimarrà sempre, sempre vicino a me, non se ne andrà mai. Io vorrei cominciare subito a presentare gli amici che oggi saranno con noi. Spero di riuscire ad avere un sorriso, spero di fare questo ricordo di Giampiero con un sorriso, perché lui questo vorrebbe. E comincio a presentare Paolo De Andreis. Grazie. Paolo De Andreis è stato un grande dirigente di questa azienda che amiamo tantissimo. E grazie a Paolo io ho cominciato a fare Domenica In e grazie a Paolo che mi ha sempre sostenuta. Giampiero è entrato nella grande famiglia di Domenica In. È bellissimo. Fabrizio Maffei, Fabrizio, tu grande amico di Giampiero, avete lavorato per anni insieme e adesso mi racconterai della vostra amicizia e tanti ricordi, tanti aneddoti. Piacere. Ho condiviso anni di Domenica In con un altro amico, che è Stefano Masciarelli, era il compagno, i famosi Bruce Brothers. Grazie Stefano di essere qua. E poi un altro amico, eccolo qua, Marino Bartoletti. Grazie Ciao. Marino di essere qua. Grazie. Ma ci sono altri amici di Bisteccone mio in collegamento che sono Adriano Panatta, che ringrazio. Grazie Adriano. Grazie a voi. Sinisa Mialovic. Ciao Mara. Ciao e grazie Adriano, grazie Sinisa. E voglio ringraziare Giuseppe Abbagnale, anche lui in collegamento. Giuseppe. Grazie a voi. E poi abbiamo anche un collegamento. Abbiamo un collegamento con il circolo di Giampiero, che è il circolo Canottieri Roma. Ecco qua, vedo altri amici già in collegamento. Ed è dove abbiamo festeggiato il suo compleanno, uno degli ultimi compleanni, proprio lì mi ricordo una serata meravigliosa dove Giampiero era molto felice, vero? Assolutamente, assolutamente sì. È stata una serata meravigliosa, indimenticabile, quindi è oggi ancora di più, naturalmente. Allora, comincio subito con gli amici qui in studio. Allora, Paolo De Andreis, Paolo, è grazie a te che l'avventura di Giampiero è cominciata qua, nella nostra famiglia di Domenica. Io oggi vorrei ricordare anche Giampiero da grande giornalista che era, perché lui nasce soprattutto come grandissimo giornalista sportivo. Sono io che l'ho rovinato, mi prendo tutte le responsabilità. Lui me lo diceva sempre, mai rovinato, mai fatto ingrassare, e l'ho portato in maniera un po' folle nel nostro mondo dello spettacolo, vero Paolo? Ti ringrazio che tu dici sempre che devi a me tutto, ma io devo invece i miei successi proprio in quegli anni dove abbiamo avuto le prime quattro domeniche indimenticabili, dove Giampiero è stato un protagonista, prima come giornalista, perché noi abbiamo avuto l'intuizione di portare il 90° minuto, che era la trasmissione più vista e più interessante della domenica, perché il calcio era tutta un'altra cosa, quindi si viveva al 90° minuto. Qui c'è Maffei che lo ha diretta, l'ha condotta per diversi anni, eccetera, e Giampiero conduceva 90° minuto dentro Domenica In, ma era talmente gioioso, talmente, io lo chiamo ancora ragazzo, un ragazzo fantastico,
come giornalista è fuori discussione, telecronista, incredibile, eccetera, questo lo diranno i suoi colleghi, e tutta quanta, avevamo l'intuizione di portare il 90° minuto, conoscendo la, proprio la generosità, la fantasia di Giampiero, eccetera, l'abbiamo un po' traviato tanto, perché non è stato facile all'inizio. Sì, non è stato facile. Non è stato facile, perché quando io ho proposto a New York a Giampiero di perché ci eravamo conosciuti meglio a New York durante proprio i mondiali, no? E ci frequentavamo alla sera, ed era talmente irresistibile, talmente simpatico, che io alla fine dissi a lui: senti, ma perché non entri nel contenitore? Era il mio secondo anno di Domenica, e lui disse: impossibile, non ci riuscirai mai, non mi daranno mai il permesso. E Marino forse se lo ricorda quel periodo, perché tu ai tempi eri direttore, no? Realtà, e tu eri assolutamente contrario. No, io in realtà, Mara, diventai direttore nel novembre del 1994, direttore di Rai Sport, quindi quando già il vostro bellissimo progetto era cominciato, perché non dimentichiamo, Paolo lo ricorda, che Domenica In presidiava 6 ore di trasmissione, andava dalle 14 alle 20. Alle 20, sì. E quindi assolutamente non ebbi nulla da ridire quell'anno, anche se poi... Mi preparate le sigle di Domenica In, per favore. Non ebbi nulla da ridire quell'anno, perché anzi lo trovavo divertente, lo trovavo incastonato perfettamente nella trasmissione, così come anche nell'anno successivo. 2 anni dopo, nell'anno delle Olimpiadi del 96, dissi: Giampiero, rallenta un pochino. E lui mi diceva: non c'è problema. E la settimana dopo lo trovavo vestito da Topolino. Sì. E poi gli dissi: Giampiero, per favore. E poi lo trovavo vestito da Torero. Giampiero, 90° minuto è una cosa seria, una sua ritualità, sei il successore di Fabrizio Maffei, che era succeduto a Paolo Valenti, e lui si vestiva da Blues Brother con lui. È chiaro che ci furono inevitabilmente delle incomprensioni. Rialzate l'audio, però ti assicuro, non riesco a sentire Marino. Ti assicuro, tu sai con quanto piacere ho aderito al tuo dolcissimo invito di essere qui oggi. Lo so. E non sono andato da altri, però l'ho fatto soltanto per rimarcare il mio affetto sincero nei confronti di Giampiero, che tutto vorrebbe, ma non vedere queste facce tristi in questo momento. No, infatti noi cerchiamo. Io avevo solo paura di una cosa, Mara, che, ecco qui lo vediamo vestito da peone, che si allontanasse troppo dallo sport. Lo sport aveva bisogno di lui, ma evidentemente la RAI, l'azienda, aveva altrettanto bisogno di lui. Poi io con lui feci anche tanti anni successivi di Champions League, e naturalmente poi queste incomprensioni si ricomposero. Assolutamente, e addirittura, c'era un grande legame possibile, tra di voi. E addirittura, se possibile, si rinsaldò questa amicizia leale e franca allo stesso tempo. Ma tu non ti divertivi a vedere Giampiero come a Domenica In? Mara, come un pazzo, ma non potevo dirlo perché il direttore di Rai Sport. E allora, dai, vediamo le sigle. Voglio ricordarvelo così. Per me è così, Giampiero. La sigla! Voglio dare subito del tu a chi sta davanti alla TV. Tu che stai pranzando o stai cucinando, tu che ti prepari già il caffè. Ehi tu dove vai? Resta qui, questa la Rai. Qui ci trovi tutto ancora un po'. E solo se ci guardi sei sicuro che fai gol. La tua domenica è qui. La tua domenica è. E siamo qui per cantare. E siamo qui per giocare. E siamo qui per ballare. Noi, i signori che sono in collegamento con